È visitabile fino a venerdì 29 aprile nella sede del Consiglio regionale del Piemonte in via Alfieri 15 a Torino la mostra La collezione di Palazzo Lascaris, riedizione arricchita dell'esposizione curata nel 2017 da Roberto Mastroianni in collaborazione con Alex Donadio e Barbara Colombotto Rosso. È una raccolta pubblica che nasce proprio, si sviluppa secondo il percorso storico. Abbiamo molte opere che sono piemontesi dell'Ottocento e del Novecento, ci sono opere nazionali, internazionali, vi avvolta sempre in un dialogo con i cittadini, perché vogliamo chiamare anche questo edificio la Casa dei Piemontesi. Sono esposte circa 60 opere realizzate da artisti italiani e stranieri tra l'Ottocento e il Novecento, entrate a far parte del patrimonio del Consiglio regionale dal 1975, quando Palazzo Lascaris è diventato sede regionale. Abbiamo delle opere di Lorenzo Deleani, e poi abbiamo proprio alle mie spalle Il Partigiano, è un'altra serie di opere che sono state acquisite a seguito di mostre d'arte sul tema della Resistenza. Abbiamo una collezione di bronzi proveniente dal fonditore Sperati che ci è stata donata negli anni Ottanta. La collezione di Palazzo Lascaris è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, esclusi i giorni festivi. L'ingresso è gratuito. In programma anche visite guidate che si svolgono il venerdì pomeriggio alle 14.30. Per prenotazioni è necessario inviare una mail all'indirizzo rel.esterne@cr.piemonte.it.